Buonasera a tutti ragazzi, bentornati qua sul mio canale. Sono appena rientrato da Ferraris di Genova e quindi commentiamo la partita di oggi. Quindi un Genova-Pisa 0-0. Io direi questo, intanto pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, mi raccomando. Bene, detto questo andiamo a vedere subito la partita. Partita dove Pisa è sceso in campo secondo me con la mentalità giusta e la testa giusta, perché oggi siamo andati ad affrontare una formazione forte, veramente forte, senza ombra di dubbio, ha della qualità e ha della qualità anche in panchina, insomma, quindi una squadra senza ombra di dubbio forte, veramente forte. Bene, e niente, il Pisa, dicevamo, sceso in campo veramente, veramente con la mentalità giusta per affrontare questa partita. Questa partita che all'inizio, scusate, ha visto un Pisa al centrocampo veramente forte. Forte nei primi minuti, ha dato dimostrazione di non aver paura di questa formazione. Bene, questa formazione del Genoa. Bene, abbiamo visto anche qualcosa, un Pisa che ci ha provato, ha tirato in varie occasioni. Io direi un Pisa e un Genoa che nella prima frazione si sono equivalsi, che poi anche Genoa ci ha provato e non si sono risparmiati né da una parte né dall'altra. Quindi abbiamo visto veramente, secondo me, un bel calcio veramente, sia per quanto riguarda la partita, sia per quanto riguarda le tifoserie. Ma vabbè, poi le vedremo poi dopo in seguito. Alla fine dovrò dire qualcosa anche sulle tifoserie. Bene, detto questo, un secondo tempo dove Pisa è sceso in campo lo stesso con l'approccio giusto, veramente un centrocampo del Pisa oggi all'altezza della situazione. In difesa bene, perché abbiamo tenuto botta veramente a un Genoa che non ci stava a pareggiare e niente, quindi ha cercato in tutti i modi possibili, anche con i cambi, di portarsi a casa i tre punti. Bene, così non è stato e poi ci ha messo del suo, mandando a fare in culo direttamente l'arbitro, cose che non si fanno, ovvio. Va bene, fischiata la punizione, c'era e secondo me c'era la punizione per il Genoa, quindi ci stava anche la munizione. Insomma, alla fine secondo me non c'era necessità e bisogno di fare una cosa del genere, anche perché la partita non era cattiva, cioè abbiamo visto, sì, ci sono stati, però niente di che, insomma, una partita dove si giocava correttamente anche in campo, quindi insomma, ecco, andare a offendere l'arbitro in questa maniera, secondo me, insomma, cose da evitare, cose sicuramente da evitare, ma ahimè così non è stato. Siamo rimasti in 10 per l'ultimo quarto d'ora, più recupero, dove io ho veramente avuto paura. Poi, insomma, c'è stata sostituzione, mister ha cambiato, De Vitis bene, insomma, la difesa ha retto veramente bene sotto i colpi del Genoa. Giustamente il Genoa è andato in superiorità numerica, già una squadra forte, poi è andata in superiorità numerica, quindi abbiamo tremato. Io personalmente ho avuto paura di perdere la partita. E meno male, così non è stato. Insomma, alla fine, negli ultimi minuti di recupero, abbiamo bene i ragazzi perché hanno tenuto la palla nella metà campo e sono riusciti a tenere la palla per buoni due minuti. Io avevo il cronometro in mano per buoni due minuti dall'altra parte, quindi, cioè, o meglio, dalla parte del Genoa, a metà campo del Genoa. Quindi, alla fine, va bene così. Un Pisa che esce bene dal Ferraris. Pisa che esce, io direi, bene, ripeto, bene e con la mentalità giusta. Speriamo di affrontare il Sud Tirol, che anche oggi è andata a vincere. Squadra Sud Tirol veramente impressionante. Vabbè, speriamo bene. Ora Marin sarà squalificato, quindi sarà veramente un problema. Abbiamo il centrocampo che, De Vitis, Mastinu, Ionita. Chiusa la parentesi. Bene, detto questo, io vado ad analizzare giusto il tabellino.
dove in recita tiri totali sono stati 17 per il Genoa, 5 per il Pisa, tiri in porta 3 per il Genoa, 2 per il Pisa. Poi i fuorigiochi c'erano entrambi, sia il nostro che quello del Genoa, quindi perché ci sono dei tiri totali in più? Perché giustamente l'ultimo quarto d'ora, quando noi siamo rimasti in inferiorità numerica, il Genoa ci ha tirato di più, ecco perché siamo andati un po' in affanno, un po' in difficoltà, ma comunque nonostante questo il Pisa ha comunque, ripeto, cercato di insomma di non lasciarsi mettere sotto troppo, quindi va bene così. Complimenti alle due squadre. Per quanto riguarda le tifoserie, io sono stato in gradinata, eravamo in mezzo a tifosi genuani, ma anzi ci siamo messi a parlare del più e del meno, di cosa è, di cosa poteva essere coda, non coda, via discorrendo, e è lo stesso dalla nostra, quindi io direi un grazie a insomma chi è stato con me, abbiamo parlato, che io non ero da solo ovviamente, ma abbiamo parlato anche con un ragazzo del Genoa, quindi mi ha fatto solo che piacere. È stata veramente una bella giornata, sia per quanto riguarda una bella giornata di sport, sia per quanto riguarda una bella giornata per i tifosi, sia da una parte che dall'altra. Che dire, io la chiudo qua. Io vi dico questo, vi ricordo che purtroppo lunedì non andrà in onda la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, perché ho problemi io lavorativi, speriamo finiscano presto, ma da lunedì, da dopo la partita del Sud Tirol, riprendiamo con la consueta trasmissione di lunedì. Mi raccomando ragazzi, seguiteci, seguitemi, commentate sotto, commentate, mi raccomando, i vostri commenti sono preziosi, voi lo sapete, e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene, grazie di tutto ragazzi, e ci vediamo alla prossima.